testimonianze, l'atto che domani gli storici troveranno una delibera che segna il principio, perché ho commesso io forse un errore nel 98 quando abbiamo festeggiato il referendum, che ci siamo mossi solo con decreti, e quello del 2000 che neppure c'era un atto revocativo deliberativo che non è rimasto ufficialmente negli anni. Molto è stato sbarrito in questi anni perché c'era un patrimonio storiografico, fotografico che segnava gli eventi che noi abbiamo svolto qui in occasione del decennale dell'autonomia. Il ventennale è toccato a voi, sostanzialmente, e neppure c'è stata la sensibilità, o è stata la distrazione sostanzialmente di un atto deliberativo. Ci sono solo atti di giunta, ma non un atto di consiglio. E quindi la volontà, e credo che poi il Presidente farà suo, la proposta che sto cercando di fare, è che oggi insediamo ufficialmente il Consiglio della sua inizia, ci sarà l'accoglienza perché abbiamo invitato le autorità, c'è un atto importante che andremo a fare, ad assumere un impegno dove andremo a dedicare una piazza al carabiniere ucciso dalla camorra nel 12 febbraio del 1992, che è Claudio Pizzuto. E perse la vita in un vile attentato non solo Claudio Pizzuto, ma anche Fortunato Arena, l'altro collega carabiniere che venne trucidato. E quindi oggi inseriremo questo consiglio comunale aperto alle 18:30, ma è una seduta, il tempo di fare l'appello e poi mettersi in libertà, dove tutti faranno l'accoglienza, sia alle famiglie storiche, ma sia alla famiglia dei due commilitoni che sono rimasti uccisi da questo attentato. Ci sarà l'arma dei carabinieri, la sua autorevolezza, della compagnia generale, perché le due figure sono medaglie d'oro al valore militare, quindi si muovono in un certo modo. Oltre ad avere la possibilità di incontrare nuclei storici, familiari della comunità di Pellizzi, che si lega in un percorso storiografico. Quindi lo spirito dell'interruzione del Consiglio Comunale alle 13 con la ripresa alle ore 18:30 è solo questo: fare l'appello e mettersi in libertà. Quindi ci sarà un po' questo atto pubblico aperto per testimoniare questo nostro 25esimo compleanno dell'autonomia del Comune di Pellizzi. A questo punto, grazie Presidente, alle parole. Come la convocazione, dichiaro sospesa la seduta con la ripresa dei lavori alle ore 18:30. Raccolgo la richiesta venuta dal sindaco e dalla maggioranza tutta di svolgere nel pomeridiano una seduta consiliare aperta, in modo da raccogliere le testimonianze dei cittadini di Pellizzi e di lasciarne traccia nei deliberati ufficiali.